chiedermelo durante la pausa, facciamo questo esercizio. Esercizio, studiare la successione per ricorrenza, AN più 1. Ero convinto di avervela fatta questa, invece a quanto pare. Radice ennesima di 10 più a con n, a con 0 uguale 2011. No, a con 0 no, perché poi bisogna fare la radice zeresima, è spiacevole. A con 1 uguale 2011. Allora, come si fa a trattare una successione per ricorrenza di questo tipo? Siamo nell'ambito non autonomo. Non autonoma, quindi... non autonoma. Vediamo cosa succede. Che aria tira? Boh, aggiungiamo 10. Aggiungere 10 tende a fare salire. Quindi aggiungere 10 tende a fare salire. Però, d'altra parte, fare radice ennesima tende a fare scendere. Quindi vincerà aggiungere 10 o vincerà a fare radice ennesima? Fare radice ennesima è molto potente. Quindi l'idea è che la radice ennesima batterà l'aggiungere 10 e la successione tenderà, beh, a quel punto a 1. Quindi l'idea vince la radice ennesima, e la successione tende a 1. La successione tende a 1. Come possiamo dimostrare una cosa di questo tipo qua? Mi viene in mente di fare un piano con limitatezza più carabinieri. Questa sembra l'idea. Piano. Facciamo un piano basato su limitatezza. Limitatezza più carabinieri. Quindi punto 1 cosa può essere? A con n compresa tra 1 minore uguale di a con n minore uguale di, bah, sapete che è meglio abbondare, 10.000. Per ogni, non posso mettere 2011, perché non posso mettere 2011? Perché il secondo termine è radice unesima di 2021. Quindi il secondo termine supera 2011, per ogni n in n. Nota bene, a con 2, quando calcolo a con 2 vi ricordo n vale 1, nel momento in cui calcolo a con 2, cioè n uguale a 1, quindi diventa radice unesima di 10 più a con 1 e questo fa 2021. Quindi non potrei mettere 2011. Punto 2, classico piano il carabiniere è già finito, a con n tende a 1. Allora, dimostrazione del punto 1, come possiamo farlo? Dimostrazione del punto 1, vabbè, a con n maggiore o uguale di 1, questo veramente è un'induzione, è l'induzione più tranquilla di questo mondo, induzione semplicissima. E non sto neanche a farvela perché questa è veramente semplice. Vi faccio la seconda che è un filino più delicata. A con n minore o uguale di 10.000 è un'induzione, come sempre, come prima. L'induzione come la facciamo? N uguale a 0. N uguale a 0 diventa, vabbè, 2011 minore o uguale di 10.000, e questo è ovvio. E questo è ovvio. Poi il passaggio induttivo, n implica n più 1. Ipotesi. Ipotesi è a con n minore o uguale di 10.000, tesi a con n più 1 minore o uguale di 10.000. Adesso rifuggite dalla tentazione di scrivere ok, non ci crede nessuno, se voi fate, scrivete ipotesi e tesi poi mettete ok, come molti fanno quando mi consegnano ok, ok no. Che cosa bisogna scrivere? Dimostrazione del passaggio induttivo è AN più 1. Che cos'è AN più 1? È radice ennesima di 10 più A con N.
Questo qui è minore uguale di radice ennesima di 10.010. Cosa faccio qua? Se dovete commentare questo passaggio, come lo commentate? Uso ipotesi più, non solo l'ipotesi, la monotonia della radice ennesima. Cioè, la radice di roba più grande è più grande. Più monotonia di radice ennesima. Adesso questo qui è più piccolo di che cosa? Io vorrei dedurre che questo è più piccolo di 10.000. Posso farlo se l'indice della radice, cioè più faccio radice più diventa piccolo. Quindi questo qui è più piccolo di radice quadrata di 10.010 e questo qui è più piccolo di 10.000. Però cosa è successo? Questo passaggio quando è vero? Da n uguale a 2 in poi. Questo è vero per n maggiore o uguale di 2. E allora ho finito la dimostrazione? No, perché il meccanismo, il passaggio induttivo va bene da 2 in poi. Io ho dimostrato, sì, n, quello che ho chiamato n uguale a 0 era in realtà n uguale a 1. Ma a parte questo, essendo vero per n maggiore o uguale di 2, io non ho completato la dimostrazione, perché ho fatto 1 e poi da 2 in poi c'è il meccanismo di caduta, quindi devo verificare a mano anche il caso n uguale a 2. Poiché nel passaggio induttivo è servita l'ipotesi n maggiore o uguale a 2, devo verificare n uguale a 2 come ulteriore passo base. Vabbè, una volta che uno sa che deve farlo, è una banalità, perché A con 2 diventa 2021 e questo è minore o uguale a 10.000, non è un problema. Però bisogna accorgersi che c'è da fare. Quello dimostra padronanza, dimostra che uno sta seguendo bene la dimostrazione che sta facendo. Questa è la dimostrazione del punto 1. Il punto 2, vabbè, punto 2 è tranquillo. Come funziona il punto 2? Devo dimostrare che A con n tende a 1. Quindi grazie al punto 1 cosa so? Grazie al punto 1 so che, vabbè, 1 minore o uguale di AN minore o uguale di 10.000, quindi 10 minore o uguale, quindi 11 minore o uguale di 10 più A con N minore o uguale di 10.010, quindi facendo la radice ennesima di 11 minore o uguale di radice ennesima di 10 più A con N, e questo tra parentesi a N più 1, e questo è minore o uguale di radice ennesima di 10.010. Ci siete? Adesso a cosa tendono i due laterali? Radice ennesima di 11 tende a 1. Radice ennesima di questo numeraccio tende a 1. Quindi a n più 1 che sta in mezzo, questo è il classico piano con i carabinieri, tende a 1. Ho così dimostrato che A con n più 1 tende a 1, quindi anche A con n tende a 1. Cos'è che ho usato qua nel fare quest'ultimo passaggio? Il fatto che A con n più 1 era una sottosuccessione finta, quindi è semplicemente shift degli indici. Ci siete? Un esercizio come questo, preso per il verso giusto, prende il tempo che ci ho messo io, 10 minuti. Se uno prova a fare monotonia o cose strane, secondo me non ne esce. Va bene.
Esercizio 2. Esercizio 2, cosa facciamo? AN più 1. AN più 1 uguale 10 radice di A con N più 1 su N. A con 1 uguale 0. Che aria tira? Le domande che faccio sono le solite, quindi sempre non autonoma. Non autonoma, e le domande che vi faccio sono: determinare il limite, determinare il limite, determinare se è monotona, determinare se è monotona e come. Cosa dite? Boh, di solito uno fa anche un po' un approccio sperimentale, queste sono le cose un po' che uno fa agli inizi, no? Esperimenti. Cosa dicono gli esperimenti? A con 1 uguale a 0. A con 2 1. A con 3 10.5, no? Diventa radice 10 volte la radice del precedente, quindi 10 più un mezzo. A con 4 uguale, vabbè, qui diventa più complicato fare il conto a mano, radice di 10.5 più un terzo. Insomma, l'area si vede abbastanza. Cosa direste? No, 10.5 davanti no, è 10 davanti. 10 per radice di 10.5, che è 3 qualcosa, 30 più un terzo più o meno. Questa è l'area che tira. Quindi cosa dite? Cresce come una bestia, va più infinito, monotona. Va bene. Congettura? No, non la scrivo neanche perché non la state congetturando. E poi perché è palesemente falsa. Allora, chi è che la fa crescere? Moltiplicare per 10. D'altra parte c'è una radice, anche aggiungere 1 su n, però 1 su n non sembra una gran potenza. Chi è che la tira giù? Fare la radice, perché quando diventerà grossa, fare la radice tirerà giù parecchio. Quindi vince il moltiplicare per 10 o fare la radice? Questa è la domanda. Quindi moltiplicare per 10, per 10 fa crescere. Fare la radice fa diminuire. E insomma, la radice batte il moltiplicare per 10 in questo caso. Cioè, se ci fosse solo questo. Altro esperimento. Cioè, vedete, non voglio darvi la soluzione subito, voglio cercare di arrivarci con quello che uno potrebbe dire. Se fosse soltanto AN più 1 uguale 10 radice di A con N, cosa fareste? Direste che è autonoma? Giusto? Direste che è autonoma e quindi avreste a disposizione la possibilità di fare il disegno. Potrei fare il disegno. Come verrebbe il disegno di AN più 1 uguale 10 radice di A con N?
Com'è fatta 10 radice di x? Dove si incontrano x 10 radice di x? Equazione super precorsistica diventa radice di x uguale a 10 diventa 100, si incontrano in 100. Quindi se uno parte, diciamo, un po' qui, cosa succede? Tenderebbe a 100. Potrei fare il disegno e con partenza positiva, con partenza, diciamo, piccola positiva, avrei che a con n tende a 100. E anche in realtà anche con partenza enorme. Se parto sopra cosa succede? Vado giù, no? Quindi l'idea è, allora, se non ci fosse quell'1 su n tenderebbe a 100. O volete che quello su, con l'1 su n che non conta nulla faccia cambiare le cose? No, quindi l'idea è che continua a tendere a 100. Quindi l'idea è che a con n tende a 100 anche nel caso non autonomo. Anche nel caso non autonomo. Adesso però nasce la domanda, come lo dimostra? Come dimostra una cosa del genere? Allora, facciamo un'altra osservazione. Supponiamo di sapere che esiste il limite reale. Quindi supponiamo di sapere che la successione ha un limite e questo limite è reale. Supponiamo di sapere che A con N tende a un limite L reale. Chi è L? Questo è il famoso punto 4. Supponiamo di essere al punto 4 di un piano, sappiamo che il limite è reale e si tratta solo di trovare chi è. Beh, questo è facile perché abbiamo a n più 1 uguale 10 radice di a con n più 1 su n. Cosa facciamo? Si passa il limite dappertutto, qui diventa L, qui diventa 10 radice di L, qui diventa, mi raccomando non mi scrivete 1 su n, qui diventa 0. Quindi L uguale 10 radice di L, e precorso implica L uguale a 0, L uguale a 100. Questi sono i due possibili limiti reali. Quindi se sappiamo che un limite reale c'è, siamo a posto. Benissimo. Adesso io vi dico questa cosa qua. Facciamo un piano un po' strano. Il piano un po' strano che facciamo è questo qua. Piano. Il piano è questo. 1. Beh, 1 possiamo fare una cosa. Allora, io voglio impedirle di andare a 0. Quindi dimostro che è abbastanza grande. 1 minore uguale di a con n, minore uguale di 10.000 per ogni n in n. Questo cosa farà? Questo le impedirà di andare a 0 e le impedirà di andare a più infinito. Punto 2. Capite? Io voglio arrivare al punto 3 che dice a con n tende a L appartenente a R e voglio fare un punto 4 in cui dico L uguale a 100. Allora, se ho fatto il 3, il 4 è fatto, l'ho appena dimostrato. Cosa mi servirà per avere che esiste il limite? Mi potrebbe servire della monotonia. E allora, questa è monotona, come? A con n più 1,
minore o uguale di a con n, definitivamente. Questo è il piano. Quindi sto puntando sulla monotonia che non ho. Cioè all'inizio l'ho vista crescente, ma in realtà questa decresce dopo un po'. Quindi questa è la cosa che dobbiamo fare. Beh, la prima per ogni n maggiore di n, in cosa intendo? La prima per ogni n maggiore o uguale di... Qual è il primo che è maggiore di 1? È a con 2, no? Per ogni n maggiore o uguale di 2. Allora, come si dimostrano questi vari piani, questi vari punti? Allora, questo qui sostanzialmente è già dimostrato. Già dimostrato. Questo qui è, segue da 1 e 2. Quindi le cose che devo dimostrare sono l'1 e il 2, anzi la cosa vera da dimostrare è il 2, perché è quella strana. Dimostrazione di 1 è semplice. Dimostrazione di 1, che cosa ci abbiamo? A con n maggiore o uguale di 1 è un'induzione facile, questo qui è la parte facile. Induzione, questo è veramente facile. Vi faccio la parte meno ovvia, che a con n minore, cioè leggermente minore, meno ovvia, minore o uguale di 10.000, anche qui induzione n è come prima questa, n uguale a 2 diventa a con 2 che è uguale a 1, questo è minore o uguale di 10.000, certamente. Passaggio induttivo, n implica n più 1, n implica n più 1. N implica n più 1, ipotesi, a con n minore o uguale di 10.000, tesi, a n più 1 minore o uguale di 10.000. Beh, la dimostrazione è la solita di sempre, sostanzialmente. Dimostrazione, che cos'è a n più 1? È uguale a 10 radice di a con n più 1 su n. Questo qui è minore uguale di 10 per radice di 10.000, quindi qui uso ipotesi più, monotonia di che cosa? Della radice. Se a con n è più piccolo di 10.000, radice di a con n è più piccolo di radice di 10.000, questo è un uso della monotonia. Più, al posto di 1 su n cosa ci metto? Al posto di 1 su n, 1, che ho usato, che su questo ho usato che 1 su n è minore o uguale di 1. Adesso quanto fa radice di 10.000? Fa 100, minore o uguale di 10 per 100 più 1, e questo è minore o uguale di 10.000. Quindi questo è, il punto 1 è andato via abbastanza tranquillamente. Dimostrazione del punto 2, questo è delicato. Dimostrazione del punto 2. Cioè, delicato per modo di dire. Allora, lo divido in due parti. Nella prima parte dimostro che prima o poi a con n supera 100. Quindi dimostro che prima o poi anzi, ve lo voglio fare più semplice. Considero due casi, ve la faccio più semplice, ma poi vi dico anche la cosa più complicata. Considero due casi. Se a con n è minore o uguale di 100 sempre, allora a n più 1 è uguale 10 radice di a con n più 1 su n. Ci siete che questo qui è maggiore o uguale di 10 radice di a con n? Sto semplicemente trascurando un addendo, quindi qui trascuro 1 su n,
trascuro 1 su n, e ci siete che 10 radice di a con n è minore o uguale di a con n. Questo perché la disequazione 10 radice di x maggiore o uguale di x ha come soluzione, qual è la soluzione di 10 radice di x maggiore o uguale di x? Guardatela dal grafico. L'intervallo da 0 a 100 ha come soluzione x appartiene a 0, 100. Quindi questo cosa dice? Che fino a che sta sotto 100, se sta sotto 100 sempre, allora è monotona crescente. Quindi ho così dimostrato che se sta sempre sotto 100, allora a con n è monotona crescente. È monotona crescente. Allora con n è monotona crescente e questo basta per l'esistenza del limite al punto 3. E questo basta per l'esistenza del limite. Il secondo caso qual è? Quindi se sta sotto 100 va bene, se a con n maggiore o uguale di 100, maggiore o uguale di 100 almeno una volta, e anche questo non va bene. Se non è monotona crescente, né monotona crescente, allora esiste un certo n0 naturale, tale che a n0 più 1 è minore o uguale di a n0. Se non è monotona crescente, allora una volta dà un colpo di decrescita. A quel punto decresce sempre. A quel punto decresce sempre. E questa è la cosa fondamentale. Infatti, cioè, a n più 1 minore o uguale di a con n per ogni n in n. Per ogni n in n. Infatti, cosa succede? Infatti, lo dimostro per induzione. Sì, per ogni n in n, per ogni n maggiore o uguale di n0. Cioè, da n0, se da un colpo di decrescita, se da un colpo di inversione, cioè all'inizio cresce, poi o cresce sempre, e allora c'è il limite, o altrimenti dà un colpo di decrescita, cioè fa uno scalino in giù. Se fa uno scalino in giù, da lì in poi va in giù per sempre. Questa è l'idea. Lo dimostro per induzione. Perché lo dimostro per induzione? Perché per n uguale a n0 è ovvio. Perché ho appena detto che dà un colpo di decrescita. Il passaggio induttivo, n implica n più 1, come funziona? Questa è una cosa che si usa tante volte. L'ipotesi che cos'è? A n più 1 minore o uguale di a con n. La tesi qual è? A n più 2 minore o uguale di a n più 1. Ci siete, la tesi è la stessa, un passaggio in là. La dimostrazione che cos'è? Che cos'è a n più 2? A n più 2 è 10 radice di a n più 1 più 1 diviso n più 1. Ci siete? Adesso, che cosa so di a n più 1? Che è più piccolo di a con n. Quindi questo qui è più piccolo di 10 radice di a con n più 1 su n più 1. Qui cosa, come commento? Uso ipotesi e monotonia
della radice. Adesso questo non è an più 1, perché per essere n più 1 cosa ci vorrebbe? L'1 su n. Ma se io metto 1 su n, cosa sto facendo? Sto mettendo un denominatore più piccolo, e se metto un denominatore più piccolo ottengo una frazione più grande, quindi è dalla parte giusta. Minore uguale di 10 radice di a con n più 1 su n. E questo qui è esattamente a n più 1. Quindi ho dimostrato che a n più 2 è minore di a n più 1. Così ho dimostrato che a n più 2 è minore o uguale di a n più 1. Quindi riassumendo, non ho dimostrato quello che volevo. Riassumendo, ho dimostrato che o è sempre crescente, o è sempre crescente, e quindi punto 3 ok. Quindi non ho dimostrato il punto 2 che volevo, ho dimostrato un'altra cosa, che o è sempre crescente, e allora siamo a posto, oppure dà un colpo di decrescenza, e a quel punto è sempre decrescente. O c'è un n con 0 tale che a n0 più 1 è minore o uguale di a n0, e da quel punto in poi è sempre decrescente. E quindi il punto 3 è ok, anche in questo caso. Quindi o cresce sempre, e allora c'è il limite, o a un certo punto dà un colpo di decrescenza, ma allora per questa induzione è sempre decrescente, e c'è il limite. Una volta che c'è il limite è compreso tra 1 e 10.000, risolve quell'equazione, l'unico limite compatibile è 100. Adesso voglio fare quella cosa che vi dicevo all'inizio. Voglio dimostrarvi che non ci sono altri, che il primo caso non si pone. In realtà si può escludere che sia sempre crescente. E si fa in questo modo qua. Si può escludere, ora escludo, che a con n possa essere sempre crescente. Forse tutto ciò c'era, non vorrei sbagliare, ma questo poteva esserci in una prova d'esame, non in questa forma. E questo qui è essere la domanda, ovviamente avete visto che in ogni prova d'esame c'è una domanda di livello diverso rispetto a tutto il resto, e questa era la domanda di livello diverso rispetto al resto. Forse la partenza era altissima, per cui con partenza altissima c'era subito la decrescenza, per cui si partiva con l'induzione e si dimostrava che era decrescente per induzione. Però poi c'era la domanda dura che era, ma se parto sotto, cosa fa? Cresce e poi decresce, oppure cresce sempre? Allora come si ragiona? Escludo che con n possa essere sempre crescente. Allora dico così, osservazione 1. Se fosse sempre crescente, sarebbe a con n, dove starebbe? È crescente, tende a 100, sarebbe sempre minore o uguale di 100. Sarebbe a con n minore o uguale di 100, sempre. Questa è l'osservazione 1. Perché? Perché tende a 100. Se è crescente, deve tenderci da sinistra. Questa è l'osservazione 1. Osservazione 2. Se sta sotto 100, questa è una cosa che in parte abbiamo già detto, allora a n più 1, questo è 10 radice di a con n più un ennesimo, ci siete che è maggiore o uguale di a con n più un ennesimo. Perché abbiamo già detto che è la solita disequazione, è il solito 10 radice di x maggiore o uguale di x, che vale sotto 100. Adesso, secondo me, potete arrivarci. Ogni termine è maggiore del precedente più 1 su n.
Com'è fatta una successione in cui ogni termine è uguale al precedente più 1 su n? Osservazione 3. Dall'osservazione 2 si ha che? Si ha che ogni volta state almeno aggiungendo 1 su n. Quindi a con n più 1, adesso ve lo dico un po' brutalmente, maggiore di a con n più 1 su n, ma a con n maggiore di? Vado avanti a reiterare sta cosa qua, no? Cosa sta venendo fuori? Voi avete un conto corrente, passando da un anno al successivo aggiungete 1 su n al vostro conto corrente. È una buona notizia o una pessima notizia? Ma voi dite che è pessima, in effetti buona buona non è. Però che cosa fa il vostro conto corrente se ogni anno gli aggiungete 1 su n? Cioè il primo anno aggiungete 1, il secondo anno aggiungete un mezzo, il terzo anno aggiungete un terzo, il quarto anno aggiungete un quarto. Cresce. Cresce, non solo cresce. È una serie armonica e diverge. Quindi, A con N, esattamente, quindi A con N è maggiore o uguale delle somme parziali di una serie armonica. È maggiore o uguale delle somme parziali di una serie armonica, quindi diverge. Quindi diverge piano piano, capisco che voi vorreste una divergenza più rapida del vostro conto corrente. Diverge e quindi dal momento che diverge non può stare sotto 100. Quindi è assurdo che stia sotto 100. Quindi è assurdo che stia sotto 100. Già, visto che ci siamo. La serie armonica diverge, mi avete detto. Come diverge? Questo è un bel esercizio. Esercizio 3. Sn uguale 1 più un mezzo più un terzo più 1 su n. Allora, Sn tende a più infinito, e fin qui ci siamo. Sn tende a più infinito, perché la serie armonica diverge. Tende a più infinito, ma come? Qualcuno dice logaritmo. Se avete detto logaritmo, avete capito come vanno le cose. Perché va come un logaritmo? Perché fare le somme parziali è brutalmente fare la primitiva. La primitiva di 1 su x è logaritmo. Come un logaritmo? Come log n. Diciamo, motivazione brutale. Motivazione brutale. 1 su logaritmo è la primitiva. È la primitiva di 1 su x. Motivazione rigorosa, più rigoroso. Più rigoroso è fare confronto serie integrale. Confronto serie integrale. Quel disegnino che abbiamo fatto tante volte. Visto? Noi fino adesso l'avevamo visto, il serie integrale l'avevamo visto per aiutare la serie.
questo è 1, questo è un mezzo, così, no? Allora, questo qui, io voglio dire che è maggiore o uguale di questo, questo grafico qui che cos'è? Quindi a me servono quel grafico lì e questo grafico qui. Quindi qui c'è 1, 2, 3, 4, 5. Il grafico verde, il grafico diciamo arancione è 1 su x. Il grafico verde è 1 su x più 1. Allora se io voglio scrivere la sommatoria per n che va da 1, fatemi usare un altro indice, per i che va da 1 a n di 1 su i, questo qui è minore uguale ed è maggiore uguale. Allora è maggiore uguale dell'integrale tra 0, se io arrivo fino a i, questo qui è maggiore uguale dell'integrale tra 0 e i di 1 diviso x più 1. Ci siete? Questa è la curva verde. Se io faccio la somma da 1 a 4, sto sommando i primi 4 rettangoli ed è maggiore o uguale dell'integrale della funzione verde tra 0 e 4. Ed è minore o uguale di che cosa? Allora, stupidamente uno direbbe dell'integrale tra 0 e i di 1 su x, ma l'integrale tra 0 e i di 1 su x c'ha problemi in 0. Quindi devo separare il primo addendo di 1 più l'integrale tra 1 e i di dx diviso x. Eh sì, non è i questo, n, l'indice in alto è n. Cioè, e questo conclude, cioè questo che cos'è? La sommatoria per i che va da 1 a n di 1 su i, e questa sarebbe la sommatoria s con i, la somma parziale s con i, la somma dei primi i termini della serie armonica, questo è più piccolo di che cosa? Di 1 più, qui la primitiva è logaritmo, più log n sostanzialmente, perché sarebbe log n meno log 1 che fa 0, ed è maggiore o uguale di, la primitiva di questa che cos'è? È logaritmo di x più 1, quindi logaritmo di n più 1 meno logaritmo di 1, quindi qui logaritmo di n più 1. Questo dimostra che s con n, che io non so perché continuo a chiamare s con i, diverge come un logaritmo. Questo dimostra che s con n diverge come un logaritmo. Va bene. Meno 1.